L'argomento di oggi sono gli animali deuterostomi, che abbiamo visto la differenza ieri tra protostomi e deuterostomi. Allora, gli animali deuterostomi sono fondamentalmente due gruppi. Sono gli echinodermi, lasciate perdere questo disegno che lo vedremo dopo. Gli echinodermi, echinodermi, echinodermata in latino. E poi ci sono i cordati. Cordati. E poi c'è qualcos'altro di un po' più piccolo che insomma a noi adesso non interessa particolarmente, d'accordo? Allora andiamo a vedere prima gli echinodermi, che cosa sono. Gli echinodermi sono fondamentalmente i ricci di mare. Dicevo, i ricci di mare, le stelle di mare e i cetrioli di mare. Il fatto che vi dice di mare, di mare, di mare vuol dire che abitano solo nel mare. Sono animali che vivono solamente in mare, ok? E che sono un po' strani tra i bilateri, e adesso vediamo perché. Se io scrivo qui echinodermi, echinodermata, questo è in latino, sapete che la classificazione è in latino, vedete che hanno una struttura che potrebbe sembrare una struttura con solo un asse al centro e non un davanti, un dietro, un sopra, un sotto, come invece in tutti gli altri bilateri. Ecco, questa situazione qui di questi organismi, che adesso noi non entriamo nel dettaglio perché sarebbe interessante, ma il tempo non c'è, in realtà è una situazione derivata, cioè loro nascono con davanti, un dietro, un sopra, un sotto, e poi si trasformano un po' alla volta e diventano una cosa che un po' potrebbe superficialmente assomigliare a una medusa, cioè potrebbe sembrare che non abbiano un davanti, un dietro, un sopra, un sotto, mentre invece in realtà se uno guarda bene, soprattutto nelle loro larve, nelle loro forme giovanili, ce l'hanno. Allora, questi organismi qui sono generalmente predatori, ma comunque le stelle marine sono predatori, che okay? Si nutrono di molluschi soprattutto. I ricci di mare e il cetriolo di mare, se non avete presente il cetriolo di mare, ve lo faccio vedere, o l'otturia. Sono gruppi grandi, ci sono moltissime specie, eccoli qui, sono fatti così. Quello che vive da noi ha anche un nome un po' antipatico, che non vi dico, ma andate in cerca, un nome un po' volgare. E questi qui sono, eccolo qua, sono organismi deuterostomi, deuterostomi, d'accordo? Questi vivono solo nel mare perché si spostano tramite, hanno una sorta di, una cosa che un po' potrebbe richiamare vagamente i nematodi, hanno una specie di scheletro fatto di acqua, cioè hanno dell'acqua al loro interno e la usano come un punto su cui far leva con i muscoli. Il loro corpo è durissimo, è pieno di ossa, tra virgolette, ossa, di strutture al loro interno fatte di carbonato di calcio. Stesso, per esempio, anche la stella di mare, che magari qualcuno di voi pensa sia un animale molle, in realtà è durissima, sembra un sasso se la prendete in mano. Sono ricchi di queste strutture che si chiamano ossicoli al loro interno e sono animali deuterostomi, sono i nostri parenti, hanno una bocca e dal lato opposto hanno anche l'ano, che spesso ha anche funzioni aggiuntive, oltre a quella di essere semplicemente lo scarico dell'apparato digerente. Okay? Basta, non diciamo altro perché non c'è tanto tempo e dobbiamo chiudere qua. L'altro gruppo invece di animali deuterostomi sono i cordati, ai quali apparteniamo anche noi, e di quali cordati il gruppo più importante di gran lunga sono i vertebrati, che non sono tutti cordati, ma sono quasi tutti cordati. Allora adesso partiamo vedendo due gruppi, molto molto brevemente, due gruppi di cordati che non sono vertebrati, d'accordo? E poi vediamo i vertebrati. Le caratteristiche generali dei cordati, generali, ne potremmo nominare tantissime, ne menzioniamo solamente due. Primo, i cordati hanno una corda dorsale. Corda dorsale. Per questo si chiamano cordati. Allora, questa corda dorsale è una struttura rigida o semirigida che si trova almeno nelle forme larvali, cioè nelle forme appena nate, nella parte dorsale, cioè nella parte sopra, okay? Che serve per dare struttura al corpo. Allora, noi esseri umani e vertebrati in generale, abbiamo
questa corda dorsale si trasforma durante lo sviluppo nella nostra colonna vertebrale, che noi tutti abbiamo, ok? Ed è un derivato di questa corda dorsale. Solo i cordati hanno questa struttura qui. Ah, gli altri animali che abbiamo visto fino adesso non ce l'hanno. La seconda cosa che hanno questi cordati è che hanno la coda. Voi dite, ma come hanno la coda? Cosa vuol dire? Allora, se io disegno la struttura di un cordato in generale, ok? Immaginiamo che sia fatto più o meno così, il loro apparato digerente inizia qua, hanno la bocca, hanno l'apparato digerente e poi hanno l'ano che non finisce in fondo, in fondo, in fondo, come invece succede per esempio negli insetti. Negli insetti, nella parte, o nei crostacei, o anche con molte complicazioni nei molluschi, alla fine, fine, fine del corpo c'è l'ano, c'è l'apertura di scarico. Nei cordati, invece, questo apparato digerente finisce prima della fine del corpo, esce prima della fine del corpo e poi c'è un appendice che si chiama la coda. Se voi avete mai visto un pesce, l'ano del pesce, ok, non è in fondo nelle puntine della coda, ma è più avanti e c'è un pezzo, quindi extra, dopo l'ano, che si chiama la coda, detta anche coda post-anale, perché è dopo l'ano. Okay? Sono due caratteristiche che permettono di riconoscere i cordati. Due strutture dei cordati, ce ne sono molte altre, queste sono i due più importanti o più facili da riconoscere, che okay? La presenza di questa corda dorsale e di questa coda post-anale, questa coda extra. Allora, di questi cordati noi possiamo riconoscere tre gruppi, due piccoli che menzioniamo appena e i vertebrati, che è naturalmente uno dei gruppi più importanti tra cui viviamo anche noi. Allora, questi gruppi li chiamiamo gli urocordati, urocordati, adesso ne vediamo qualcuno, i cefalocordati, cioè con la PH, cefalo, si chiamano tutti e due in latino, che sennò non so più cosa fare, urocordati, cordata, cefalocordata e i vertebrati. Ok? Vertebrati. Se non dovessi riuscire a finire, vertebrata. Se non dovessi riuscire a finire, vi faccio un pezzettino, finiremo quasi, o quindi farei un pezzettino dopo al limite, ok, pomeriggio ve lo metto, senza tanti problemi. Ma credo che finiremo. Allora, gli urocordati, incominciamo. Gli urocordati sono dei cordati che nascono con una larva che è un po' simile a un girino, è fatta circa così, ok? Una bocca qua e l'ano qua e l'apparato digerente è così. Urocordati. Dopodiché, crescendo, questi si nuotano, vivono nel mare, questi urocordati, vanno in giro per le acque e si attaccano praticamente con la parte dietro al fondo del mare. Cresce tantissimo la loro bocca e diventano una specie di sacco. Ok, che funziona come una specie di centrifuga, assucchia, risucchia tantissima acqua, la filtra tramite le branchie e poi mangia quello che ha filtrato. Queste qui sono le ascidie. Vi faccio vedere qualche ascidia. Eccole qua, va bene? Queste qui. Allora, se vediamo come sono fatte, le ascidie, le salpe, ce ne sono varie. Okay, questa è la larva, vedete che ha questa struttura rossa, è la corda dorsale della larva di queste, e quindi ci mostra che è un nostro parente, okay? È un cordato. E questa qui è la struttura del corpo di un'ascidia adulta, okay? Andiamo a vedere come è fatto l'animale. Si vede una bella foto perché sono una peggio dell'altra. Prendiamo questa, sono bruttissime. Okay? Sono queste specie di sacchi così, okay? E loro succhiano l'aria, l'acqua da uno di questi due buchi, da uno di questi sifoni, la filtrano e la spellono dall'altro. Okay? Sono gli urocordati, sono dei nostri parenti. Una struttura del corpo relativamente semplice, come vedete. Eccolo qua, ce n'è delle altre. Ok.
sono comunissimi anche nei nostri mari, si trovano un po' dappertutto, sono le ascidie, gli urocordati, una struttura appunto simile a... cioè, lo stile di vita è un po' quello di una spugna, se vogliamo, però vedete qui in bianco, si vede benissimo, che okay? Questo è quel che resta della corda dorsale, okay? Gli urocordati. Ci sono poi, abbiamo detto, i cefalocordati. I cefalocordati, vediamo a fiosso, ecco qua. Questo qui è praticamente un gruppo molto piccolo di cefalocordati che però sono interessanti, quindi vediamo uno. Okay? È un animale che si chiama un anfiosso. Anfiosso, che voi non avete mai visto, è molto piccolo, è grande circa così. Okay? E se vediamo la struttura del corpo di questo anfiosso, ecco qui è disegnata, piacerebbe fosse un po' più in grande. Niente, non ci fa la grazia, eccolo qua. Okay. Vedete un po' la struttura del corpo. Allora qui ha la corda dorsale, okay, che non è fatta di osso, ovviamente è fatta di proteine un po' robuste. Qui ha la bocca, qui ha le branchie con le quali filtra l'acqua, uguale come una scidia, un urocordato che abbiamo visto prima, e poi però questa ha la capacità di nuotare anche con questi muscoli, vedete che sono messi a V così. Se qualcuno di voi ha mai mangiato un pesce, potrà osservare che anche i muscoli dei pesci sono messi a V in questa maniera lungo il corpo e sono messi in tanti segmenti uno dopo l'altro. Altra caratteristica dei cordati è che il loro corpo è fatto di tanti segmenti che si ripetono più o meno uguali con molte modifiche. Okay? E questi sono i cefalocordati, l'anfiosso, i cefalocordati, e anche questi vivono nel mare filtrando l'acqua di mare. Ecco qua ne vediamo uno che ha messo il suo corpo dentro, che si nuota, no? Ha messo il corpo dentro alla sabbia e la testa fuori, e con questi piccoli tentacoli che ha in cima muove l'acqua, la fa entrare, qua c'era rappresentato, che fa entrare l'acqua dentro il suo corpo, le filtra tramite le branchie e poi le spelle dall'ano, e vedete qua si vede benissimo che c'è una coda dopo l'ano, la coda, e quindi questi sono organismi che hanno tutte le caratteristiche dei cordati e sono nostri parenti. Okay?